Cartel è il museo aziendale della Cartel ed è stato fondato nel 99 da Claudio Luti e contiene nella mostra permanente aperta al pubblico quasi un migliaio di oggetti prodotti dall'azienda dal 49 ad oggi, quindi la visita è una passeggiata nella storia della Cartel e dei suoi oggetti, ma soprattutto anche una passeggiata nella storia dei mutamenti sociali e degli oggetti che negli anni ci hanno accompagnato, quindi oggetti casalinghi a partire dagli anni 50, quando Cartel è la prima azienda a portare i materiali plastici nelle case degli italiani attraverso la produzione dei casalinghi e andando avanti con l'illuminazione e poi con i mobili, i primi mobili componibili in materiale plastico sono degli anni 60, per poi attraversare gli anni 70 e 80 con le mode, i colori che li contraddistinguono e poi arrivare ad oggi, quindi con i materiali trasparenti e un modo di arredare diverso, più leggero, informale, sempre comunque molto mobile e soprattutto trasversale. Progetto di design in quanto tale nasce in seguito ad un'esigenza sociale e quindi la maggior parte degli oggetti Cartel nascono da esigenze sociali o da possibilità tecnologiche offerte proprio da rivoluzioni e da invenzioni e possibilità soprattutto legate allo sviluppo dei materiali sintetici, perché di questo Cartel tratta, quindi ogni volta che un nuovo materiale in qualche modo entra nel mercato e disponibile, Cartel lo testa per capire se può essere un materiale da applicare nell'arredamento e quindi in qualche modo migliorare il prodotto e il suo design. Visitate il Museo Cartel perché è veramente un'esperienza molto originale, soprattutto che permette di affrontare tanti argomenti, non solo il design, non solo i materiali, non solo la cultura del nostro paese, ma anche tutta la storia legata ai suoi personaggi, ai designer e agli imprenditori che appunto l'hanno resa quella che è oggi.